Sabato 18 aprile condividiamo Alimenta la Solidarietà. Tutte le sezioni soci di Unicoop Firenze sono al lavoro per quella che è una grande colletta alimentare. All'inizio della nostra trasmissione siamo a Siena Grondaie per vedere appunto come sta andando la raccolta alimentare. Beh, la prima raccolta alimentare non si scorda mai per il presidente, questa è la prima raccolta alimentare. Sì, effettivamente sono stato appena eletto e dopo i 20 anni di Mauro Marrucci, che saluto anche in questo momento in maniera veramente accorata, c'è stato questo passaggio. Questa è la mia prima raccolta, ci siamo organizzati con le associazioni sul territorio, la Misericordia di Siena e la Caritas, e sui due punti vendita qui di Grondaie e di Celso Cittadini ci siamo organizzati in maniera che tutti e due i punti vendita abbiano una raccolta in maniera uniforme. La raccolta sta andando bene, le persone rispondono. In fin dei conti Siena è una città e la Toscana sono luoghi dove la solidarietà è sempre stata molto presente. Vedo tante scatole, quindi sono scatole che poi raggiungeranno che destinazione? Allora, questo tipo di raccolta rimane sul territorio e viene proprio demandato alle due associazioni che ho prima detto, Caritas e Misericordia, la distribuzione alle famiglie disagiate e chi ha bisogno. Comunque è una raccolta che rimane legata al territorio e per questo forse anche più sentita dalle persone, dai soci. Allora, questo è uno spazio particolare dove la gente lasciano le buste con i generi alimentari che ci donano e io li prendo e li divido nelle varie scatole. Ecco, scusa, cosa c'è dentro questo sacchetto? Pasta, pomodori pelati, merendine, biscotti, è molto ricco. L'augurio è 1000 di questi sacchetti che poi tu adesso andrai a vuotare. Sì, a vuotare negli appositi scatoloni. Trasmissione itinerante questa settimana, da Siena ci spostiamo a Firenze, dove giovedì 16 aprile si è tenuto il flash mob Abbraccia il Battistero con i volontari delle varie sezioni SociCop e poi l'associazione culturale Fosca e tanti, davvero tanti improvvisati turisti e cittadini. Colonna sonora d'eccezione, l'Inno alla Gioia, eseguito dall'Orchestra dell'Orto. Penso sia un momento importante in cui la città fa vedere la sua presenza, soprattutto insomma la Coppa fa vedere che ci tiene a Firenze e ai suoi monumenti. Quindi siamo tutti qui a sostenere questo bene culturale comune. E quando sarà tutto pronto mi sentirò orgogliosa di aver contribuito, di sentirlo un pochino anche mio questo battistero. Andiamo là a questo, guarda. Quante? 16 chili. Che sta succedendo adesso? Stiamo pesando questa scatola per vedere quanti chilogrammi è. Perfetto, e poi le scatole che fine fanno? Ora vengono portate nel magazzino della Misericordia per poi essere divise tra Caritas e Misericordia. Ma la lunga giornata di raccolta alimentare vede impegnate le varie sezioni SociCop in tanti punti vendita grandi e piccoli della Toscana. Ecco per esempio cosa accade a Pisa Porta a Mare. Pisa da sempre dà una buona risposta alle raccolte alimentari che si svolgono presso i supermercati Coop. È ormai storica la collaborazione fra la cooperativa e la Caritas pisana, nello specifico oggi è la cittadella della solidarietà. La risposta è positiva da parte delle associazioni che sono coinvolte insieme alla Caritas, ai soci della sezione Coop, ma soprattutto è positiva da parte dei soci clienti perché diciamo da sempre, anche in quelle che sono state raccolte straordinarie per esigenze straordinarie, c'è sempre stata una grande sensibilità alla solidarietà per i bisognosi e per i bisogni alimentari del territorio. Grazie, e allora, siccome si predica bene, ma bisogna anche razzolare bene, ecco il nostro contributo alla colletta alimentare. Si chiude qui la nostra trasmissione. L'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti. Thank you.